vista del Jowett Beach Party a Montesilvano, si è tenuto stamani in questura a Pescara un primo vertice per definire tutti i dettagli per garantire l'ordine e la sicurezza. Nell'ufficio del questore Francesco Misiti, rientrato appositamente oggi dalle vacanze, sono intervenuti stamani il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, ed il comandante dei Carabinieri di Pescara, il colonnello Marco Riscaldati, oltre al primo dirigente della Polizia di Stato, Luciana Colopi. Ma il comitato sarà l'organo che dirà l'ultima parola. Già da oggi, quindi io sono rientrato appositamente dalle ferie per questo motivo, abbiamo iniziato tutta una serie di incontri preliminari a quello che è l'avvio delle procedure anche sotto un profilo cartaceo e organizzativo per i profili di sicurezza, che sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Provinciale dei Pubblici Spettacoli. Dopodiché il comitato sarà quello che darà l'ultima parola sulle condizioni di sicurezza. Un grande sforzo, proprio perché la data ipotizzata è quella del 7 settembre, organizzare un grande evento estivo di questa portata, non è semplice. L'evento è di grande portata, per l'Abruzzo è un momento di forte richiamo e di questo ne sono felice, soprattutto perché si svolgerà in provincia di Pescara. Ovviamente non voglio avanzare alcune ipotesi, sarà fatto tutto con il massimo rigore e con la massima trasparenza. Gli enti preposti sono tanti, gli attori sono tanti, per cui nei prossimi giorni ci saranno tutta una serie di tavoli tecnici, ci saranno valutati punto per punto tutte le situazioni, anche perché prevediamo un flusso di 35-40 mila persone. E intanto, sempre sul fronte della sicurezza, il questore Misiti ha confermato che nella giornata di Ferragosto saranno in servizio le pattuglie della squadra mobile che lavoreranno in sinergia con i carabinieri per presidiare la città. D'intesa con i carabinieri abbiamo diviso le zone per evitare duplicazione di attività e abbiamo anche potenziato i servizi presso lo scalo ferroviario e aeroportuale. Quindi agenti sul territorio per garantire un Ferragosto sicuro e sereno. Sì, e colgo l'occasione per augurare buon Ferragosto a tutti, a tutta la popolazione, a tutti i bagnanti, nel presupposto che la polizia vi è vicina e quindi è sempre per qualsiasi esigenza pronta ad intervenire. Quindi buon Ferragosto a tutti.